stata una settimana tosta, ragazzi. Molto. Chi è un po' dell'ambiente sa che è stata tosta. Non entro nei dettagli, non si parlerà assolutamente di questo in questo vlog, ma è stata una settimana veramente tosta. In più mi è anche gonfiato la luce a dismisura, quindi appoggio male e tutta questa parte del piede mi ha fatto impazzire. Per allenarmi è stato un incubo. Però ora recupero la faccia e cominciamo sta giornata. Vi racconto un po' di cose. We see the world through a horizontal rectangle. Van Neistat è veramente un pazzoide. È il fratello di Casey Neistat e i video sono ipnotici. Non riesco, c'è questo voiceover che fa lui che mi ipnotizza, li guardo tutti. Adesso metto in movimento, ho allenamento a mezzogiorno, alle 11 devo andare a fare una cosa, vi porto con me. E poi nel pomeriggio torno qua e vi racconto un po' di roba che mi avete chiesto nei commenti di YouTube, su Instagram, eccetera. Allora, sono le 10.40, alle 11 appuntamento qui a un centro di fisioterapia che vado a fare la crio. La società qua mi mette a disposizione questa terapia, avendo la possibilità di farla a un prezzo buono, vado perché è veramente forse l'unica terapia che mi dà realmente benefici. Ci vediamo lì. Eccolo! Grande! Oh, dai, sorridi, 144, adesso dai una bella buffatina. Eccolo che va. Due per troppo. Dai, sorridi che sei. Scherzi a parte. Ciao ciao! Ciao! Fatto. La bella fresca, però non c'è niente da farla, che io ti fa proprio star meglio. Il freddo addosso è spettacolare. Adesso andiamo al palazzetto a fare allenamento. Sabato abbiamo video in cui guardiamo le caratteristiche individuali degli avversari. Ieri abbiamo guardato i giochi. Dopo il video facciamo allenamento molto leggero, quindi solo tiro, stretching, ognuno fa le cose di cui ha bisogno. Io generalmente ho la mia routine di tiro in cui faccio 30 segnati da 2 piazzato, 30 segnati da 2 dal palleggio, 45 segnati da 3 punti, tiri liberi e stretching. Questa è la mia routine, molto leggero. Oggi classico pantalone lungo del sabato. Sabato solo lungo. Sì, sabato solo lungo. Dopo la crio accuso il freddo. Entrare nella storia o no? Sì. Dai, allora prendi la palla e segni da seduto. E io ti do 40.000 euro. 40.000. Ce li ho in tasca, guarda. Crea una relazione con la palla perché 40.000 sono tanti. Ce li ho proprio qui, guarda. 40.000. È l'occasione della sua vita. Porco, porca miseria. Ce li avevo proprio qui, tra l'altro. Dalle scale, dalla prima alla scala, la mia è una scalata da vero re. Hai preso duetti, io ho preso duetti, a rifra mica, ma vanno a Marrakesh. E questi miei amici non vengono a prendere un tè, vengono a prendere te, vengono a parlare che fumo dalla bocca, fumo dalla coccia, fumo dalla bocca di un M3. Doccia rapida che poi devo andarmi a fasciare. Ciao, ciao raga. Linda, dove sei? Arrivo.
Allora la Linda mi sta preparando una fasciatura allo zinco che serve per sfiammare la caviglia, giusto? Caviglia? Che no, facciamo per sfiammare qualcosa. Però oggi è più bello di ieri. Oggi è meglio di ieri, sì. Adesso la chiudiamo col salvapelle e col nastro e poi possiamo andare. Fine. Ciao a tutti. Ciao. Ok, arrivati. Guardate che bellino è il posto dove sto io, adesso anche se c'è una luce schifosa. Bellino, dai. Di solito qui ci sono sempre gli scoiattoli, ma cazzo, quando faccio il vlog non li trovo mai. Eccoci qua in casa, adesso sistemo le robe e mangio. Piatto pazzesco, insalata con polpette. Pazzesco. Alta cucina. Oh, allora. Eccoci qua, madrizza un po'. L'altra volta mi avete cazziato per l'audio, c'ho un microfonino. Riuscirò a sbagliare anche stavolta qualcosa, ma almeno ho provato a evolvermi. La domanda che mi avete fatto di più nello scorso vlog, nelle scorse settimane, è stata sulla mia carriera. Quindi da dove ho cominciato, da dove arrivo, quando ho cominciato, un sacco di robe. Quindi oggi ve lo racconto, ma siccome sono vecchio, non sono dovuto scrivere su un foglio, perché altrimenti non mi ricordo tutto. La carriera inizia il 10 agosto del 2004, a 18 anni, quando da Siena sono partito per Trafani. Ero appena fresco di aver vinto lo scudetto, per finta, con la prima squadra, perché non giocavo mai. Parto per Trapani a giocare in A2. Quell'anno, che fu alla fine una bella stagione, lontano da casa per la prima volta, tipo, non so, paese dei Balocchi, me lo ricordo al di là di tutto perché fu il primo anno via da casa e perché fu il primo anno in cui feci conoscenza con l'ansia di giocare. Mi ricordo una cosa atroce, che ero talmente agitato durante le partite che quando entravo dalla panchina mi si addormentavano la prima falange della mano, mi si addormentava dall'ansia e entravo in campo ed ero talmente in ansia che avevo le mani addormentate, cioè una follia. Come cazzo facevo a giocare, non si sa. Secondo anno, finisce quella stagione, vado in Serie B perché volevo fare il titolare, vado in Serie B1 in Sardegna, quindi dalla Sicilia alla Sardegna, mia mamma era contentissima. Arrivo in Sardegna, gioco un anno in Serie B, all'inizio gioco tanto, poi gioco poco, poi cambiamo allenatore, un anno incasinato, alla fine non facciamo i playoff, finisce la stagione, me ne vado. E mi chiamano da Omegna. Omegna, che adesso so essere un posto molto bello, dove ho passato 3 anni della mia vita, a 20 anni, perché avevo 20 anni quando sono arrivato lì, non avevo idea neanche dove fosse sulla cartina. Mi ricordo che feci prestare la macchina di mia mamma da Siena, andavo verso Omegna, non avevo idea di dove andavo. Lago d'Orta, Lago Maggiore, non avevo idea. Ero sempre stato più o meno nelle mie zone, non avevo idea. Arrivo a Omegna, mezzo ai monti, panico, dove sono arrivato? Poi piano piano, c'era una bella festa d'agosto, mi sono ambientato, alla fine della fiera ci ho passato 3 anni di vita a Omegna e sono stati i primi 3 anni in cui ho giocato tanto, ho giocato bene, ho iniziato a farmi conoscere un po'. Infatti alla fine del terzo anno mi chiamano in A1 a Teramo e firmo un contratto di 4 anni a un sacco di soldi, a parte il primo anno. Il resto era un sacco di soldi, ero no contento, di più, praticamente mi sentivo all'NBA. Fatto sta che faccio il primo anno, gioco poco, e ci stava, non ero neanche pronto per giocare in Serie A oggettivamente. Gioco così e così, però mi diverto perché facciamo le coppe, eccetera. A fine anno, mille casini, arriva un altro al posto mio, io vado via, la società fallisce, fatto sta che quel contratto me lo sono sognato, non è più esistito. Io sono andato subito dopo a Treviglio. Treviglio? Posto della Madonna, mi sono subito trovato bene, ho conosciuto tanta gente, abbiamo fatto una stagione pazzesca il primo anno. Pallone per Benevelli, da 3 punti, non va, arriva Natali sulla sirena. Un incredibile finale, un incredibile finale. Avevo 24 anni. Difficile, è stata dura, ma soprattutto dura perché se non sbaglio 4-5 domeniche fa sembrava un miracolo se non avessimo fatto il play out. C'è una stagione della Madonna, in B1, finisco l'anno, voglio andare in A2, voglio, sono forte, sono grosso, voglio andare in A2. Prima squadra che mi chiama, vado a Ostuni, adesso qua qualcuno di Ostuni mi insulterà, però disastro. Mi trovo malissimo con l'allenatore, purtroppo, e quando ti trovi male con l'allenatore ero impazzito, non volevo più star lì. E un giorno, mi ricordo ancora, chiamo il mio procuratore e gli dico: Ricky, o tu mi trovi il modo di venire via da qua o io faccio le valigie e vado via. E io quel giorno mi misi a fare le valigie e la mattina dopo presi la macchina, andai via e mi ricordo che l'accordo tra le società lo trovarono che io ero già in viaggio per andare via. Ero pazzo, lo sono ancora ma forse lo ero di più. Quindi mi ricordo proprio fuga e mi ricordo che pagai
tanti soldi di tasca mia per andarmene da lì, perché purtroppo mi trovai male. Non pensaci niente di male se una persona si trova male in un posto. Scappo da Ostuni ed era, mi sembra, novembre, dicembre. Vado a Forlì. Forlì è un posto spettacolare per vivere e giocare. Però anche lì un po' di casini societari. Arriva marzo, mi chiama Treviglio, torno a Treviglio. Finisco la stagione a Treviglio, playoff. A Treviglio, come sempre, sto da Dio. Finisce la stagione, dico no, ho giocato bene, devo guadagnare di più. Vado via da Treviglio un'altra volta. Vado a Casal Pusterlengo, sempre in Serie B, dove alla fine comunque viene fuori una bella stagione, guadagnavo bene, ero andato via anche perché volevo guadagnare di più, era un periodo in cui, cazzi miei, ma dovevo guadagnare di più, avevo necessità. Faccio un anno lì, quell'anno me lo ricordo per l'ultima partita di regular season in cui se avessimo vinto saremmo andati ai playoff, se avessimo perso saremmo andati a casa, io avevo un premio playoff bello gonfio, e mi ricordo che segnai tipo 14 punti negli ultimi due minuti, una follia, purtroppo avevo il video nel computer ma l'ho perso, se qualcuno ce l'ha mandatemelo. E mi ricordo l'ultima di campionato che la vincemmo di uno con un tiro mio alla fine e andammo ai playoff, e al di là della festa playoff mi ricordo che c'avevo un premio della Madonna ed ero super contento. Finisce la stagione, la società fa altre scelte, torno a Treviglio, terza volta, però lì mi faccio 5 anni di fila e quelli sono stati 5 anni in cui mi sono più stabilizzato sia come essere umano sia come giocatore in un posto. Abbiamo fatto grandi risultati con un allenatore con cui sono rimasto stralegato, che è Adriano Bertemati, con Lele Rossi che era il capitano e il pivot con cui sono rimasto sempre in ottimi rapporti. Insomma, sono stati 5 anni spettacolari che sono finiti quando all'età di 32 anni ho deciso di accettare la chiamata di Siena, che è la mia città, nato a Siena, fatto le giovanili a Siena, tutta la mia famiglia, i miei amici eccetera sono di Siena, senza sapere che era la scelta più sbagliata che avrei mai potuto fare, perché arrivo a Siena, squadra molto forte, ma subito problemi con la società, ritardi già nel primo stipendio, il secondo non ne parliamo, il terzo lasciamo perdere. Alla fine io appena in tempo, prima che la società chiudesse, me ne sono andato, perché la società alla fine a gennaio, mi pare, ha chiuso e non ha neanche finito il campionato. Di quell'anno un ricordo terribile. Mi ricordo anche che una volta giustamente i tifosi si lamentavano perché perdevamo, però noi giocavamo senza essere pagati, senza le luci al palazzetto, delle robe folli. E mi ricordo che una partita in casa che c'era un po' di tensione, fui costretto a dire ai miei genitori di non venire al palazzetto, che fu una roba orribile. Dici: guarda, non venite perché ho paura che ci offendano come le bestie e non voglio che i miei genitori sentano che mi insultano al palazzetto, quindi gli dissi di non venire e non fu bello. Purtroppo di quella stagione ho ricordi orribili, cazzo. Vabbè. Se ripenso a quanto ero carico e se ripenso a com'è andata, vabbè, un disastro. Però non tutto il male viene per nuocere. A gennaio arriva la chiamata di Ravenna, dove faccio quella metà stagione, finisco la stagione e poi vengo rinnovato per la stagione successiva, che è stato poi l'anno che è stato interrotto dal Covid. Quell'anno è stato il migliore della mia vita, a livello umano, a livello di basket, penso di aver espresso il mio gioco migliore. Primi in classifica, straprimi, con più 8 punti sulla seconda. Arriva il Covid, la stagione viene annullata, terminata. Tra l'altro era anche l'anno, paradossalmente, che avevo firmato il contratto migliore in carriera. Ovviamente mezzi l'ho lasciati lì, un'altra gioia. Però Ravenna me la ricorderò forse come, a livello di stagione giocata e qualità della vita, forse come il posto migliore in cui sono stato, ovviamente insieme a Treviglio, ma Ravenna è stato tutto dopato dal fatto che quell'anno veramente non potevamo mai perdere, vincevamo sempre. Dopo il Covid, ridimensionamenti vari, la società fa altre scelte, decide di non tenermi, mi comunicano che non mi avrebbero tenuto e ovviamente ci sono rimasto malissimo, cioè proprio non avevo lasciato anche proprio i vestiti in casa, non avevo liberato l'appartamento, ero sicuro di rimanere. Mi dicono che fanno altre scelte, io faccio i bagagli, me ne torno a casa e arriva la chiamata di Scafati, la stagione scorsa, con l'obiettivo ovviamente di vincere il campionato. Vado a Scafati, facciamo la stagione, anche una bella stagione, per quanto possa essere una bella stagione un anno in cui si gioca senza pubblico, quello è stato abbastanza brutto. Arriviamo fino a gara 5 di semifinale, quindi è un passo dalla finale per andare in A1. Perdiamo. Dico una bella stagione anche se per me è stata bella a metà, perché dopo l'infortunio che ho avuto al piede a fine gennaio purtroppo non sono mai riuscito a esprimere una pallacanestro decente per tutta la seconda parte di stagione, playoff compresi. Però purtroppo gli infortuni sono cose che capitano, sto giochino, vanno accettati. Da lì è successo quello che avete visto nel primo vlog di questa stagione, ovvero che avevo firmato chiusi, l'infortunio d'estate, tutte le varie cose che sono successe, mi sono ritrovato in senso positivo, perché non è che sono triste, a firmare a Legnano. Adesso sono qua. Questa è stata la mia carriera. È difficile riassumerla così in poco tempo, perché è bella lunga, dal 2004 a oggi. Porca miseria. È stata lunga, ragazzi. Il video è finito. Non ho più niente da raccontarvi in questo vlog, spero vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, schiacciate un like, iscrivetevi al canale, mandate il video ai vostri amici, a vostra nonna, a vostro zio. Vedo che il canale sta andando bene, sta sempre crescendo, questo mi fa strapiacere. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao!